VPC LOL, Salam Alaikum, salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Assassin's Creed Origins. Sono sempre io, Valtra Lift, il fondatore di VPC LOL. Stavolta siamo arrivati a Tebe, nell'Alto Egitto. Abbiamo iniziato il secondo e ultimo DLC di Assassin's Creed Origins e abbiamo fatto la conoscenza di Merdi, che era una conoscente di Aya, oppure Amunet. E abbiamo conosciuto anche Isidora, che è la sacerdotessa di questo regno. E abbiamo fatto qualche missione iniziale dove dobbiamo scoprire. Praticamente dobbiamo andare ora. Abbiamo liberato un sacerdote, adesso dobbiamo andare dove ci sono gli archivi di Tebe. E quindi dobbiamo tornare qua. Maestro dei segreti. Vabbè, sai che facciamo? Passiamo di qua. Quindi niente, raga. Andiamo qua. Qui siamo nelle campagne di Tebe, ora torniamo nel capoluogo, cioè nella città di Tebe. Per chi non lo sapesse, Tebe era l'antica capitale d'Egitto prima di me e di Alessandria. Sì, c'è stata Menfi, c'è stata Alessandria e c'è stata Tebe. Poi c'è stata Alessandria, poi ci sarà Fustat e il Cairo. Niente. Perché ci siamo infilati quel cranio? Vabbè, comunque, ah, ecco cos'è un altro. Deve essere un altro. Quella. Villa di Ticone, sicuramente un luogo sorvegliato. Credo. Non so se è sorvegliato, ora vediamo. Sì. Ma la faremo più avanti. Ah, c'è una. Niente, andiamo a cercare gli archivi di Tebe, che saranno sicuramente dei. È un'area sicuramente sorvegliata. Andiamo qua. E vabbè. Archivio di Tebe e sicuramente sarà sorvegliata. È tipo una zona amministrativa che sicuramente sarà sorvegliata da. Dobbiamo entrare dentro lì, praticamente. Dobbiamo trovare tipo, mi pare qualche. Sicuramente sarà sorvegliata dalle guardie. Niente, facciamo così. Passiamo alla piscina. Prova i testi eretici descritti da Dejehuti. La statua greca indica il punto dove sono nascosti i testi. Ma c'è appena. Perché è qui la linea. È una zona sicuramente vietata. E saliamo sul tetto del palazzo amministrativo. Aspetta, andiamo di qua. E dobbiamo. Ok. Dobbiamo entrare là dentro. Dobbiamo aspettare che se ne vada.
mezzi possiamo infiltrarci dentro. Non aspettiamo questo qua che esce fuori. Comunque sì, dobbiamo entrare dentro. Geuti parlava di una statua che indica la pergamena. Meglio non attirare l'attenzione. Ok. Essere stato. Adesso portiamolo dentro. Ora aspettiamo che si facciano vivi. Comunque aspettiamo. Sì, qua dobbiamo essere un po' stealth, perché sennò. Vieni, vieni, ce n'è pure per te, Strunz. Nascondiamo il corpo. Non sembra puntare verso nulla di particolare. Pregevole fattura, ma non è la statua che cerco. Ok, sarà una di queste. Sicuramente non è in questa stanza. Salgo, mi pare. Sì. Questa deve essere probabilmente. Ecco la statua. Geuti parlava di questa. Indica in alto su quello scaffale. Ok. Scaffale, questo qua.
questo scaffale. Prendiamo il tesoro. Ce n'è un altro qua sopra, Dove ci sta? Ah, qua sopra devo salire. Vabbè, ma non è qua dentro. Questo scaffale. Forse no. Dobbiamo andare di qua. La dice questo scaffale, eccolo qua. La porta è nascosta, appunti scarabocchiati. Anche gli uomini di Ticone cercano il santuario di Acheraton. Tu che cratere di bellezza, brancolavamo nel buio prima che tu rivelassi la tua fulgida verità. C'è solo un dio e sei tu, Akhenaton, incarnazione vivente del disco solare. Costruiamo questo tempio nascosto in tuo onore. Quando tu sorgi a oriente, la luce rivela la vera via. Notta di uno dei uomini di Ticone, sono stufo di cercare. Questo tempio degli eredi c'è un mito e nient'altro. Ok. Dimiliamolo. La corona bianca scelta da Ra, nata dalla sua carne divina, adoratrice di una sposa divina, sceglierà una fanciulla e insegnerà la via dell'occulto. C'è nessuno. Ok. C'è qualcos'altro? Sì. Andiamo qua. Ok. Non c'è altro, va bene. E dobbiamo andare qua. Comunque l'abbiamo espugnato. Andiamo qua. Questo che cosa c'è? Ok. Okay. Illuminata la luce del sole. Di guardia della porta orientale. Ok, probabilmente che ci andiamo adesso. Dobbiamo andare qua, questa zona. La prima andiamo qua, andiamo in questa zona. Porca puttana. Beh, questa è una zona un po' vietata, non dovremmo neanche starci. E vabbè. Va bene?
Ok, diciamoci qua. Diciamoci in questa zona. E stiamo andando nella parte occidentale di Tebe. Con il santuario di Akhenaten, al mattino l'ingresso è illuminato dalla luce del sole. E beh, comunque la armatura di... sembra che riduce i danni. Ora vediamo. Quanto c'è, no? Vediamo. Tempio di Karnak. Questa è adesso un'altra zona del Tempio di Karnak. Probabilmente c'è qualcosa che non... lo so, sicuramente certe sono nascosti, certi prodotti. Non c'è niente qua. Comunque alcuni mi pare che li sbloccheremo più avanti, perché... no, c'è qualcosa che abbiamo trovato... vediamo se riusciamo a trovare qualcosa. Sembra di no. E vabbè, diciamoci là. Poi la facciamo pure con te la missione. Sotto. Facciamo così. Andiamo di mattina. Più o meno. Sembra del faraone. Quest'ombra, che dico. Ah, eccola lì dov'è. La entra della luce. Sarà la via per entrare al tempio. Sì, però aspetta, un attimo che abbiamo perso un po' di... sì. Facciamo in modo di... il tempio di Aton. Che per... e per tipo per sopravvivere, bene. Dobbiamo andare in profondità probabilmente. Cresciuto nel grembo di sua madre, la regina Tiye, sposa del grande re, la bellissima dalla lunga chioma. Ehi. Quando... qui dobbiamo fare così praticamente. Dobbiamo salire quando ci manca l'ossigeno, così almeno recuperiamo, che sennò è dura. Però almeno qua ci permettono di
Proprio perché sennò sarebbe veramente un miraggio, raga. C'è qualcosa? Devo cercare indizi sul... Ecco qua, qui c'è un altro indizio. Palazzo reale di Akhenaton, sorvegliato da Akhenaton e dalla sua amata moglie, Nefer Neferuaton Nefertiti. Così si chiamava? Ok. Luce del disco donato, vivente, con Dio senza eguale, il suo eterno riposo vivrà per sempre nel sabbio, riposo quanto tuo... fino permetteremo la tua eterna fama di quella degli eretici, ok? Ora torniamo su perché stiamo per finire l'ossigeno, se no è dura. Ok? Ok. C'è niente. Rifiutò gli dei, dal primo all'ultimo, anche la triade tebana. E il figlio morì per rinascere Ra Horakhti, Akhenaton, colui che gioisce nell'orizzonte. Il faraone Akhenaton con una reliquia. La venerava come incarnazione di Aton. Se il faraone aveva la reliquia, chi ce l'avrà adesso? Una persona che conosciamo bene, ma ancora non abbiamo le prove per smascherarla. Comunque, aspettate un attimo, andiamo qua. Oddio, non so se in queste zone c'è qualcosa di nascosto. E ora cerchiamo di uscire da questo tempio, se riusciamo. Se non sarà facile. Dobbiamo capire dove si esce. Parla di Akhenaton con Isidora. Aspettate un Isidora attimo. deve accettarlo. Questo non è il volere di Amon. Devo parlarle e capire come placare il faraone. Akhenaton. Da capire, vero? Come si esce da questo tempio? Sì, perché una volta non è facile uscire da questi buchi. Questi labirinti comunque, raga. Intanto cerchiamo di trovare un... Normalmente... Eh sì. Ah. Di quasi. Eccola qua dove è la via d'uscita. Trovata. Non vorrei che fosse qua dentro. Scusate, ho avuto un'interruzione. Torniamo qua. Ok. E torniamo su in superficie. Ecco, ah, eccola là. Il... Anzi, facciamo pure una foto in questa zona proprio Tebe, un po' particolare. Ok, andiamo a parlare con Isidora. Ora poi parliamo con lei. Sì, il tempio di Karnak è parecchio lungo. Andiamo qua.
Dietro sto muro probabilmente sta. Ok, andiamo qua. Esco, sta bene. Ok. La maledizione miete altre vittime. Hai trovato una risposta nelle campagne? Ho trovato questa. Osi portarla nella casa di Amon? Era in un tempio dedicato all'apostata Akhenaton. Cos'ha in mano? Egli venerava il disco del sole, l'Aton. Questo non è affatto il sole, ma la reliquia che cerco. E sai chi la possiede? Sono fautori della maledizione, non Amon. È questo il volere di Amon? Eh? Mandare un eretico, il faraone che lo ha accusato. Gioia. No. L'avevo mandata a Tebe in modo da salvarle la vita. Io ho fatto questo. Ma Akhenaton è ancora qui. È lui la chiave per la reliquia. Sono stata cieca. Nascosta dietro il velo di Amon. No. È davvero così? Isidora! Non sarà opera di Amon, ma Amon può fermarlo. No, gli dei non c'entrano. Proprio non capisci? Il Signore del Limite ha ancora il dominio su Tebe. E io sono la sposa di Amon. Il popolo deve sapere che egli ascolta ancora. Allora dimmi cosa vuole. Un singolo granello di polvere di una statua divina di Amon può purificare Akhenaton nella sua tomba nella valle assieme ai veri re. Ma Tikone ha sottratto ogni cosa di valore dai templi e dalle tombe. Non ci è rimasto nulla. Non è la prima volta che sento parlare di lui. I suoi uomini attaccano le campagne. Fa il bello e il cattivo tempo. Vaga come uno scorpione nel tempio di Hatshepsut. Allora troverò lui e il suo bottino. Bayek! L'uomo che ha la tua reliquia. Quando lo troverai, che ne sarà di lui? Che Amon vegli su di te. Normalmente facciamo giustizia. Tikone gestisce i suoi affari nell'area del tempio di Hatshepsut. Ok. Verrete. Spero che il ladro abbia un registro delle sue razzie. Allora. Andiamo un attimo nell'inventario. Questa qua a preghiera di Amber. Gli sarà fatto bada per proteggerlo dal retico che è nato. Quindi Akhenaton era un eretico. Ok, pezzatura. Missioni. Allora, andiamo sul mercato nero. Vabbè, questa facciamo. No, qui le facciamo per. Non c'è un'ora a te, beh, raggiungi il mercato. Qui facciamo tipo prima le missioni. Però prima mi pare che c'era una missione. Ok. Il tempio di Hatshepsut sta Tebe. Questo deve essere il tempio. No, il tempio di Hatshepsut mi pare che si trova da un'altra parte. Sì, io so che cos'è il tempio di Hatshepsut, però devo ricordarmi. No, questo è Luxor, no? E dovremmo anche visitare, ma non è quello. È un altro forte, sì, però non è qua, è più in là. Dall'altra parte della sponda sarà.
Giorno Zala, dei Greci di Manuel Mertens, dove scopre un prospero commercio di reliquie sottratte dalle tombe. Però prima c'era qui la triade tebana. Ah, siamo un po' lontani. Vabbè, andiamo qua a sto punto. Io direi che aspettiamo il brutto e il cattivo. Ok. Andiamo qua. Sì, li faccio per livelli. Che se no. Cazzo. Questa è. Altra zona del tempio Karnak. Il tempio di Karnak è gigante. Però vabbè. No, penso che quei dettinzoni sono nascosti bene. Non possiamo ancora prenderli. E vabbè, andiamo lì dove dobbiamo andare. Così abbiamo fatto la missione lunga. Siamo nella sala delle due verità. Offriamo i nostri cuori al giudizio per essere reputati Maaheru, giusti di voce. Colui che pesa i cuori volge a noi i suoi occhi ardenti. Pone la piuma sul piatto. La bilancia si inclina e siamo giudicati mancanti. Bahamut, la divoratrice, i cui denti straziano le carni dei viventi e masticano le cartilagini dell'anima. Ella non viene, manda la sua serva, la sposa del grande re, colei che annienta la fine della bellezza. Lei ci prenderà tutti. Wow, vabbè. Dai, dirigiamoci qua. Questa ombra del faraone. Ma che palle. Magazzino confiscato. Questo qua immagino che sia. Ci attaccheranno a vista qui. C'è qualcosa. Qualcosa qua. Ma che? Da dove? Aspettiamo un attimo, così. No, per me ci. Quell'idiota e lo finiremo. Qualcosa non va. Se vengono allo scoperto sono morti. Quindi venite. Ehi, cosa? Devi morire! Questo viene un tesoro di merda. Ma andate a cagare. Fatti vedere, forza. Andiamocene. Andiamo qua. L'ospite di
divora se stesso squama su squama. Lo scarabeo affonda nella sabbia. L'avvoltoio vola capovolto. Gli dèi ci osservano, carichi di un'ira a cui nessuno di noi può sottrarsi. I morti inquieti si allontanano dalle stelle immortali. I cieli si annuvolano, le trame si oscurano. I faraoni brandiscono lo scettro dei 12 giudici. Maat va rigenerata. L'equilibrio va rigenerato. L'armonia va rigenerata. Altrimenti Tebe cadrà. Ok. Se la reliquia viene dalla tomba di un faraone, qualcuno qui conosce il ladro. Benvenuto, amico, all'Emporio di Siamon. Cerchi qualche cosa di speciale? O le merci più rare di tutta Tebe? Un manufatto. Dalle tombe. Un tesoro degno delle ricchezze di un faraone. Non parliamone qui. I soldati sono sciocchi, ma hanno le spade affilate. Vieni. Non molti mercanti vendono agli stranieri. E come mai? Ti trovi nel cuore del mercato nero. Le reliquie sono ovunque. La fiducia è merce rara. Ma tu puoi fidarti di Siamun? Soltanto di te, fra tutti i mercanti. C'è chi è pronto ad approfittarsi di qualcuno appena arrivato a Tebe e che è pieno di denaro. Dovresti stare più attento. Okay. Ci passiamo. E ci ha fatto di sto stronzo. Ricominciamo. Sto cercando un manufatto rubato da una tomba. Oh, quel manufatto. Va bene, ma Irsu non deve sentirci. Irsu? Tu non sai proprio niente, vero? So come sgozzare qualcuno prima che possa chiedere aiuto. C'è un'asta molto esclusiva. Ho provato a entrare, ma tra me e Irsu non corre buon sangue. Come mi procuro un invito? Tahemet ne ha uno, la storica, hai presente? Ho provato a vincerlo giocando a dadi con lei. Giochiamo su un tetto, a nord di qui. Per Horus non so altro. Non mi uccidere. Cosa da gioco? Ok. Sì, ma qui siamo nel cuore proprio del... così dice, del vizio. E c'erano pure nell'antico Egitto. Non pensare che alla fine in antico Egitto è nato tutto. Poi che in questi paesi sono passati tanti popoli, un altro conto. Ok. Le mosche mangia merda, com'è possibile? Fammi riprovare ancora, eh? Se perdo di nuovo ti do il doppio della puntata. Come preferisci.
Ho sentito dire che hai un invito. Che ne dici di giocarcelo? Ho dell'oro. Magari voglio tenermelo per me stessa. Non ci hai pensato? Ti posso assicurare che serve più a me che a te, credimi. Ti prego, mia madre è malata, il suo unico desiderio. Tuo zio sa mentire meglio. E questo chi sarebbe? Sta con te? Mai visto prima d'ora. Ah! Ah! Paga donna! Hai barato! L'hai fatto anche con... lui! Lo sapevo! Hai preso una guardia del corpo? Andatevene via finché potete. Guardatelo, truffatrice! L'avete voluto! Hai puntato sul cammello sbagliato! Ho già perso tutti i miei soldi, eh? Ti chiami? Bayek. Non voglio soldi. Voglio informazioni. E il tuo invito? Per l'asta di Irsu? Credo che tu abbia sentito che cosa ho detto a quell'idiota di Sutek. Ma lui non ti ha appena salvato la vita, Taemet. D'accordo. Tanto la faccenda si sta scaldando troppo per i miei gusti. Profanazioni, maledizioni, faraoni che ritornano in vita... Tu sai cosa vuole vendere Irsu? Qualunque cosa sia, lui è responsabile della maledizione. Ascolta, Irsu è un ladro. Lui e i suoi amichetti hanno trovato la tomba di Nefertiti e hanno rubato qualcosa da lì. E ora lei lo rivuole. Nessuno merita la morte più di quel brutto bastardo, ma lei ci ucciderà tutti. L'invito è nella mia villa, alle porte di Karnak. È tuo? Se gli dèi vorranno. Gli dèi? Vedrai. Ho una partita dall'altra parte di Tebe. Che la fortuna ti sia amica, Bayek. Ok. Una casa di Tamet. Sì. Se lo studio di Tahemet si trova di sotto. Io penso bisogna andare da sotto. Trappole dei costruttori. Engine, i sistemi che i costruttori hanno utilizzato per proteggere la mastaba dai saccheggiatori l'hanno dato l'incredibile. Passaggi segreti, fosse, false camere, sento parlare perfino di piattaforme con corde e carrucole che devono essere azionate per raggiungere le stanze di tesori. Da sotto. Prova. Che cosa aveva detto Tahemet? Se gli dèi vorranno. Ruote. Forse è possibile girare le statue. Ruotano tutte in una direzione. Penso che si devono guardare. Ah. È fatta. Ok. Papiri dell'antico regno. Leggende sui faraoni. E così l'Atom vivente e la sua prima sposa, la bella... evitare la resia di più, fondare una città splendente baciata dai raggi del disco solare, e ivi regnarono,
sulle genti e le creature della terra, dal cielo, delle acque del sottosuolo, per sempre dominare sui fedeli su ogni cosa vivente. Tahemet indaga sull'origine della maledizione. Appunto, Tahemet, in che tempi per così viviamo? Se non l'avessi visto con i miei occhi, non avrei mai potuto credere che i morti camminano tra di noi. Perché i faraoni resuscitati siano la regina Nefertiti, il suo sposo. Ho trovato delle iscrizioni di un tempio dimenticato, con i loro nomi in unico cartiglio. Governare la città di Ato insieme uniti nella loro eresia. Cosa significa ciò, l'origine della maledizione? Un elenco di reliquie rubate nelle tombe. Saprà anche del globo. Ma hanno fatti delle tombe. Tebbe pullo di ladri. Fin qui sono riuscito a recuperare un collare d'oro intarsiato di turchese. Un bracciale a forma di serpente, anche questo in oro. Devo trovare ancora altri oggetti. Il busto della regina Nefertiti, la reliquia che Irsu vuole mettere all'asta. Molto è stato sottratto, deve essere per questo che si gira per la strada di Tebbe. Ecco qua. Ne farà un'altra, purtroppo. Ok. Devo raggiungere l'isola prima che vendano la reliquia. La signora della grazia. Ok. La torna su? Sì. Vabbè, torniamo sopra. Ok, pure qua, provate. Allora, faccio il segnale della grazia, raggiungi il luogo dell'asta, stringendo la mano, invito all'asta di Tahemet, poi si prepara per quella reliquia, soprattutto quella... Dove sta sto posto? Ah, proprio in questa zona dobbiamo andare, in questa isola. Ok, aspettate però che facciamo una cosa. Siamo arrivati. Aspettate. Siamo arrivati a 24 minuti più 23 sono, vabbè dai raga,